Appassionati di calcio a 5, ben trovati, è la 23esima puntata di Mondo Futsal, la rassegna del calcio a 5. Questa puntata sarà incentrata naturalmente sulla storica impresa della Rapido Latina Calcio a 5, ma non solo, perché ci soffermeremo sulla Serie C, sulla Serie D, due raggruppamenti che continuano a regalare grandi emozioni. Naturalmente potrete seguirci quotidianamente attraverso mondofutsal.net e poi su youtube.com/mondofutsal.tv. Dunque, tutto pronto per la 23esima puntata di Mondo Futsal. Come promesso, partiamo dalla Serie A e dalla storica impresa della Rapido Latina Calcio a 5, che chiude in bellezza il campionato e centra lo storico accesso ai playoff scudetto. La prima apparizione in Serie A non poteva andare meglio per la squadra di Mister Basile, che batte 5-3 il Real Rieti. Le doppiette di Avellino e Main, il gol di Lara, hanno suggellato i preziosissimi 3 punti nerazzurri. Il team del presidente La Starza ora se la vedrà domenica 3 maggio alle 20.30 al Cora Amparo Bianchini contro il Pescara di Mister Collini, vincitore della stagione regolare. Per vedere com'è andata andiamo dunque a gustarci questo servizio realizzato da Enrico Pasquali Coluzzi e Matteo Arena. Ha poco da perdere e tantissimo da guadagnare la Rapido Latina Calcio a 5, che dopo aver centrato la prima storica salvezza in Serie A vuole ora provare a scalare una vetta ancora più alta, la conquista dei playoff. Per avere la certezza di disputarli dovrà vincere quest'ultimo impegno casalingo della fase regolare contro il Real Rieti, che ha bisogno di un successo per poter difendere il terzo posto in classifica. Dal palazzetto dello sport di Via dei Mille un cordiale buonasera da Enrico Pasquali Coluzzi. Per spossessarsi del pallone è arrivato intanto il vantaggio di testa a sorpresa Lemao. Sulla destra per Lara, ancora Avellino. Avellino, il destro di Avellino che pareggia immediatamente i conti con questo diagonale micidiale. Avellino sulla destra per Bacaro, ancora Avellino, buona possibilità per la Rapido. Tiro di Avellino che poi in seconda battuta riesce a essere lucido e a depositare il pallone in rete, 2-1. Real Rieti che però non rinuncia ad attaccare, ancora le mine e alla fine trova il meritatissimo pareggio il giocatore con la maglia numero 12 del Real Rieti. Il sinistro spettacolare da parte di Lucas Maina, che al secondo tentativo non perdona. In corsa breve da parte del calciatore argentino. Il tiro e poi Maina da 2 passi, è proprio nel posto giusto, nel momento giusto, e riesce a mettere dentro il 4-2 in contropiede. Lara, il tiro di Lara, la parata da parte del portiere in movimento e poi ancora Lara che riceve da Maina e segna il gol del 5-2. Sicuramente ritrovare anche nella partita dei playoff. Intanto arrivano gli aggiornamenti da Pescara mentre c'è Lemine che segna. Sì, penso di sì, meritato, lo sapevamo che era difficile, l'obiettivo era un altro, però questo dimostra che una squadra con fame, che lotta, che si allena tutti i giorni, un bel gruppo, può fare molto di più che la salvezza. Sono molto, molto contento perché penso che tutta la società, i ragazzi ce lo siamo meritati. Senza dubbio, abbiamo sbagliato troppo il primo tempo. Di questo livello qua abbiamo già visto tante volte, si sbaglia giocando qua, la Latina è forte a casa, sapevamo di questo, non potevamo sbagliare tanti gol così. Nel secondo tempo abbiamo due sbagli individuali che abbiamo preso il gol, dopo tu devi rischiare, mettere il portiere in movimento, loro sono stati bravi a difendere, complimenti, adesso è
è pensare a playoff, che dobbiamo cambiare qualcosa, al di là che è mancato tre importanti giocatori nostri oggi, però se vogliamo fare bene i playoff dobbiamo cambiare qualcosa. Sì, penso che era importante per noi arrivare a questi playoff, perché poi una volta che ti salvi sei vicino, la salvezza dei playoff è molto, molto vicina, quindi era importante dare un premio alla società, a tutti noi, al presidente, al mister, che pure lui ha tanti meriti perché ha preso una squadra che stava quasi ultima in classifica. Era un premio importante, adesso dobbiamo giocare i playoff con la stessa grinta, con la stessa cattiveria e magari toglierci qualche soddisfazione in più. Beh, pronti e via, oddio, sognato proprio no, non era un sogno proibito. Sapevamo che avevamo allestito una rosa importante, ovvio che la partenza, il campionato mai affrontato prima, quindi abbiamo perso parecchie partite sul filo di lana per quell'esperienza che purtroppo maturi soltanto giocandoli questi campionati. Fine del girone di andata, dopo l'esonero di Giampaolo, ovvio che l'obiettivo primario era la salvezza, poi mano a mano che insomma la squadra iniziava a prendere coscienza della propria forza, abbiamo maturato un po' tutti insieme la possibilità di concretizzare questo piccolo sogno. Adesso sappiamo che andremo a affrontare comunque una squadra di caratura, però insomma è già importante esserci arrivati. E dopo le emozioni della Serie A passiamo alla C1, vittoria importante della Eagles Aprilia che al Liceo Meucci ha superato la Mirafin con il risultato di 7-4. Le marcature degli apriliani sono state messe a segno da Raccioppo, tripletta per lui, Pintili e doppietta, Herrera e Vecino. Nel prossimo turno, l'ultimo di campionato, la formazione di mister Iannaccone se la vedrà in trasferta sull'ostico campo del nuovo Atletico Fiorentino, che nell'ultimo turno è stato sconfitto dalla Virtus Palombara, seconda forza del girone. Ma con l'aiuto della grafica di Marco Dell'Orco andiamo a vedere la classifica del campionato di Serie C1. Al comando Capitolina Marconi 74 punti, Virtus Palombara 71, Lido di Ostia 67, Active Network 52, Nuovo Atletico Fiorentino 50 e poi a 41 ci sono Albano e Anni Nuovi Ciampino, 40 per Città di Paliano e Real Castelfontana, 36 per Mirafin, 34 per Atletico Civitavecchia, 33 per il Civitavecchia, 27 per Lazio Calcetto, 22 per Eagles Aprilia e TCP chiude a 19 punti. Nel prossimo turno l'Albano ospiterà il TCP, Capitolina Marconi affronterà la Virtus Palombara e poi Città di Paliano, Anni Nuovi Ciampino, Civitavecchia, Active Network, Lido di Ostia, Atletico Civitavecchia, Mirafin, Real Castelfontana e Nuovo Atletico Fiorentino contro Eagles Aprilia. E ora il campionato di C2 con il trionfo, il salto di categoria in anticipo per la Ginnastic Fondi che, battendo nel recupero infrasettimanale Lanzio Lavinio, si è aggiudicata la vittoria del girone. Per il team di Michele Treglia una grande prova di forza e di continuità nel superare la concorrenza. Nell'ultimo turno invece i fondani sono stati sconfitti sempre dai ragazzi di Mister De Angelis per 6-4, un risultato che fa da buon viatico in chiave playoff per Lanzio Lavinio. Nell'altro scontro al vertice ha avuto la meglio la Sport Country Gaeta, che ha regolato 3-2 il Velletri. Impattano Sporting Giovani Risorse Real Podgora, mentre importanti vittorie anche per Penta Pomezia, che cala il poker con la Vigor Cisterna, Connect Calcio 5 sul terreno dell'altra cisternese FC e dell'Ask Pomezia in casa contro il Fanino di Coda, Città di Minturno Marina. 3 punti anche alla Visfondi, che ha battuto la Fortitudo Terracina. Vediamo però la classifica. Si aggiudica il girone la Gymnastic Studio Fondi a quota 62 punti, segue il Velletri a 54, Atletico Anzio Lavinio 53, Sport Country Club 51 e poi un divario con lo Sporting Giovani Risorse a 41 punti. Seguono Penta Pomezia a 39, Real Podgora 38, FC Cisterna 32, Visfondi 31, Vigor Cisterna 26, Connect 25, Ask Pomezia Laurentum 19, 17 punti per la Fortitudo Terracina e chiude a 9 punti il Città di Minturno Marina. Ma andiamo a vedere la partita che ha visto impegnati i campioni del girone della Gymnastic Studio Fondi contro Lanzio Lavinio nel servizio confezionato per noi dalla redazione fondana.
mi fa piacere che siamo riusciti nei massimi obiettivi prefissati e soprattutto mi fa piacere per il presidente, perché è la prima cosa che ci ha chiesto il primo giorno di preparazione, visto che questo era un anno particolare, 10 anni della palestra, 40 anni del presidente, 20 anni della società e soprattutto 10 anni di questa squadra, quindi nel decennale è riuscito a conquistare tutto ed è il premio a chi ha dato l'anima per arrivare a questi successi. A 38 anni penso che poche persone possono vantare determinati risultati. Questo è, non è una risposta a chi parla, ma è una questione di orgoglio personale. Si sente di condividere l'opinione secondo la quale ormai il centro del calcio a 5 provinciale non è solo a Latina ma è anche a Fondi? No, io questo è una cosa che dico già da qualche tempo. E Fondi, come ha lavorato negli ultimi anni, secondo me è la piazza che ha fatto più passi in avanti verso una crescita che magari da altre parti c'è, però rispetto a quella che si è vista qua a Fondi è notevolmente inferiore. Secondo me Fondi ha un grande futuro davanti a sé. Un bello obiettivo, ci siamo levati un bel sassolino, lo aspettavamo, il presidente l'ha studiato tanto e ha organizzato una squadra in modo da poterla vincere, non dico facilmente, ma con buoni margini oltre di livello superiore rispetto ad altre squadre nostre rivali. La differenza sostanziale quest'anno l'hanno fatta, penso, alcuni innesti fondamentali come Riso, e mi fa piacere vedere Bisecco, che non ci avevamo mai giocato insieme. Ripeto che non è stato difficilissimo affrontare questo campionato. Rispetto agli altri anni, il gruppo forse negli anni precedenti ha fatto un po' di più la differenza, andavamo avanti per il gruppo, invece quest'anno siamo andati avanti proprio per la nostra forza di squadra. Penso che il livello salga di parecchio un altro anno, non so se riusciremo a farla con questi giocatori. Comunque penso sia un'esperienza bellissima che io non ho mai fatto e sono felice di farla. È stato un campionato dove noi sapevamo di essere tra le prime tre, tra le contendenti del titolo. Certo, un po' la scaramanzia, un po' perché ovviamente fin quando non arriva la fine non possiamo mai dire l'ultima, però con tanta determinazione, tanto impegno, soprattutto tanta volontà e tanta qualità che ci serve, perché la C2 è una categoria come la C1 di tutto rispetto, ogni categoria ha le sue qualità, ce l'abbiamo fatta, abbiamo creduto fino alla fine, non abbiamo mai mollato e soprattutto siamo stati sempre insieme anche nei momenti difficoltà. È un mio modo di giocare, quando posso, quando so all'altezza di farlo, ma non è per deridere l'avversario, perché se riesco a saltare l'avversario con un sombrero, se semplicemente mi sposto la palla, sono solamente tecniche per saltare l'uomo. Cioè, il mio ispiratore è stato Sorrentino, ecco, ho fatto questa brutta fine, ma non è assolutamente per deridere l'avversario, non affatto. Ho ancora tanto da imparare da Damiano, sotto il punto di vista realizzativo è molto 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 di più di me. Damiano è un giocatore fantastico, è stato coraggioso, si è immedesimato in una realtà come il Country Club, non perché non meritasse, però si è messo protagonista, si è preso la squadra a carico, non a caso ha fatto più di 30 reti, sì. 30 reti, e non sono pochi in questa categoria. È un giocatore formidabile, gli viene sempre a mancare qualcosa per qualcosa che gli va male, però questa vittoria non per è, però la dedico anche a lui perché gli voglio veramente tanto bene. Damiano è sempre un grande giocatore, anzi il più grande con cui abbia mai giocato assieme. Siamo alla Serie D e al raggruppamento A. Schizza via la Fortitudo Pomezia, che nel recupero infrasettimanale si impone a Latina Scalo con la Virtus 2-1 e batte anche il Nettuno tra le mura amiche facendo il massimo dei punti. Scivola invece lo United Aprilia nel sempre sentitissimo derby con la PR2000 con il risultato di 5-5 finale. Successi larghi anche per Cimil Latina Scalo in esterna sul campo dell'R11, dell'altra compagine dello Scalo, la Virtus, ai danni del Livo Nettuno e della Real Latina sull'Atletico Rocca Massima. Rotonda vittoria anche per il Falasche sui cugini del Città di Anzio col punteggio di 4-0. Vediamo la classifica.
In vetta Fortitudo Futsal Pomezia a 60 punti, segue lo United Aprilia a 55, il Latina Scalo Cimilla a 40 e poi Real Latina 36, Flora 92-34, Cittadinanzio 32, Dilettanti Falasche 31, Lele Nettuno 27, PR 2000 Aprilia 24, Virtus Latina Scalo 20, 14 punti per l'Atletico Rocca Massima e Libo Calcio a 5, chiude l'R11 Latina a 6 lunghezze. Approfondiamo però quanto accaduto in quest'ultima giornata nel girone A della Serie D con il servizio realizzato da Fabrizio Agostini e Valerio Di Prospero riguardante il derbissimo tra United Aprilia e PR 2000. Amici sportivi, un saluto da Fabrizio Agostini e benvenuti al Palo Rosselli di Aprilia. Questa giornata numero 23 del campionato di Serie D Girone A regala una partita molto speciale, ovvero il derby di Aprilia. Lo United Aprilia ospita il PR 2000 Aprilia. Partiti! Presa! E allora United con Pompili! Pompili dentro per Di Giorgio, prova la combinazione, Pompili prende palla e palla in rete! 1-0 United, sblocca Pompili dopo una combinazione con Di Giorgio. Lungo, lungo pressato, arriva Trobbiani, il destro, la deviazione in calcio d'angolo di Margari. E arriva il pari, il destro improvviso di Campioni e il pari del PR 2000. Si ricomincia dalle retrovie del PR, poi guizzo di Criscuolo, il sinistro e torna avanti lo United. Ignatiello prova il gran gol, palla fuori dopo il suggerimento prezioso di Trobbiani, poi gamba tesa, si ricomincia e arriva il palo da parte dello United, tutto regolare. Gaglietti prova da fuori, Fulco, anticipo di Trobbiani, il destro ancora di Trobbiani, pallone per Iacobacci, poi prova il numero e arriva il palo. Iacobacci scarica il destro con la punta del piede, Ambrosini. Pignatiello, ancora Pignatiello dopo una prima ribattuta. Da Criscuolo, trova la rete del 3-1, fedele Criscuolo. Le nero-verdi, poi l'intercetto di Pignatiello, va via a sinistra, il palo di Pignatiello. Lungo, pallone dentro, ma c'è il break dello United con Pompili. Pompili, sinistro e 4-1 United. Conquista la palla Pompili, il pallonetto, poi il palo clamoroso di Galafate. Pallone poi ancora per Infante. Prova lo spazio e trova un gran gol Lungo. Con il sinistro a girare. Fulco prova il numero rischioso. Infatti arriva lo United a rubare palla e a segnare ancora. Iacobacci, Fulco, Iacobacci ancora. Poi prova e arriva la rete. Siglata da Gian Porcaro. E Trobbiani prova ad andare via. Fulco ferma tutto. Ancora lui. Pallone per Infanti. Dentro e arriva al 5-4. Partita dalle mille emozioni. Col sinistro Lungo, arriva il pari, 5 pari dei neroverdi dopo una grande rincorsa. Finisce la partita 5 pari dopo una incredibile rimonta. Altro servizio per noi, sempre per il girone A di Serie D, lo ha gentilmente concesso Paolo Redaiello e Bruno Ablasio, riguarda la sfida tra Fortitudo Pomezia e l'Ele Nettuno. Yeah!
Un verdetto definitivo anche per il girone B della Serie D, infatti si può sancire a tutti gli effetti il trionfo per il Real Terracina Pensieri e Parole. La squadra del presidente Feudi vince contro il San Giovanni Spigno 3-1 e approfittando del pari del DLF Formia in esterna contro l'Olympus si laurea vincitore del girone in modo matematico. Grossa soddisfazione in tutto l'ambiente tirrenico con in testa il mister Gianni Napoli. Pari anche per l'Accademia Sport, in casa del Città di Pontinia finisce 4-4 con un tempo giocato per 1. Vittoria per lo Sport in Terracina che supera in casa l'Atletico Sperlonga e insidia la terza piazza a sole due lunghezze adesso. Vittoria faticosa del Real Fondi sul campo dei Nuovi Orizzonti e 3 punti anche per il Formia 1905 ai danni del Suio. La classifica del girone B, dunque vittoria del girone per il Real Terracina, 48 punti, segue a 10 lunghezze il DLF Formia Calcio, 35 punti per l'Accademia Sport, 33 per lo Sport in Terracina e poi a 29 il Real Fondi, a 26 Città di Pontinia e Suio, 25 per l'Olympus Sporting Club, 23 per il Formia 1905, 19 per l'Atletico Sperlonga, 14 per il San Giovanni Spigno e 5 punti per il Nuovi Orizzonti. Ma non potevamo certo mancare alla grande festa del Real Terracina in questo match con il San Giovanni Spigno. Vediamo allora il servizio di Daniele Porcelli e Gianfranco Marcetto. Inizia quindi il conto alla rovescia per il campionato provinciale del Sud Pontino con il Real Terracina che torna al pari a Carucci dove praticamente ha giocato l'intera stagione il quartier generale. La più cordiale buonasera da Daniele Porcelli. Pariselli, Zannella, all'indietro, Pecchia, dalla distanza, gol! E c'è il gol! All'undicesimo si sblocca quindi il confronto. La ritmi blandi anche se la formazione di casa tenta sempre gol. Il gol al 19esimo da parte di Franzese. Ecco il gol, arriva da parte di Capitan Zannella. Conca. Adesso c'è Pecchia, pallone allazzato e c'è il gol di Pecchia proprio all'ultimo, grossa ingenuità del San Giovanni. Arriva il triplice fischio finale e la vittoria della squadra di Gianni Napoli è la vittoria del campionato con 3 giornate di anticipo. Thank you.
Si chiude dunque la 23esima puntata di Mondo Futsal. Vi abbiamo raccontato di tanti festeggiamenti, tante soddisfazioni a partire dalla Serie A con la Rapido Latina Calcio a 5 per finire con il Real Terracina nel girone B della Serie D. Tutto questo ovviamente potete gustarlo e rivederlo e analizzarlo attraverso il nostro sito mondofutsal.net e poi attraverso youtube.com/mondofutsaltv. Il ringraziamento va a Marco Dell'Orco per la regia e la grafica, va a tutti quanti hanno collaborato alla realizzazione dei servizi, ma soprattutto a voi che continuate a seguirci numerosi. Grazie e appuntamento alla prossima puntata.